E allora ve l'avevo già ormai annunciato, abbiamo una super ospite oggi con noi, abbiamo dato giusto un piccolo spazio alla pubblicità, ma adesso arriva una bellissima, oltre che bravissima, e che dire, meravigliosa cantante, Federica Cocco. Eccola qui, abbiamo il collegamento. Buongiorno a tutti, buon pranzo. Buongiorno Federica, Federica, buongiorno, che buongiorno. piacere averti qui con noi. Grazie, grazie di questo invito, un piacere mio ritornare ospite nella vostra trasmissione. Ci siamo visti lo scorso anno, è volato quest'anno e quindi mi fa piacere poter essere nuovamente presente insieme a voi e ai vostri amici, sempre tutte le persone che seguono la vostra trasmissione, ma amici della musica, diciamo così. Hai ragione, hai ragione. Un meraviglioso applauso intanto ti è arrivato dalla direzione e dalla regia, che ovviamente sono felicissimi di averti qui con noi. Noi chiaramente ti avremmo voluto qui in presenza. Oramai abbiamo imparato i termini, come dire, della pandemia, e in presenza è diventato, come dire, un must. Ma insomma, ci accontenteremo, ecco, di un collegamento audio e video, e di questo ovviamente ringraziamo la regia per il gran lavoro, naturalmente, che ci concede di vederci, se non altro, e di sentirci. Quindi Federica, un saluto naturalmente da tutti gli ascoltatori. Io vedo stanno arrivando già tantissimi messaggi, ma andremo a leggerli un po' con calma. Prima vorremmo ovviamente partire, come dire, dalla tua passione, da questa meravigliosa passione che ti ha portato naturalmente ad un mestiere più che, voglio dire, più che sedimentato, una professione chiaramente, e passando da un'orchestra quale quella di Baguti, insomma, sei arrivata poi a creare la tua orchestra. Ma dicevo, partiamo proprio dalla tua passione, dall'inizio. Quando è nata questa passione? Ah, una passione innata, una passione che cresce negli anni, già da bambina, amante della musica in tutte le sue sfaccettature, nel canto, il ballo, la musica in tutte le sue forme. Quindi negli anni ho coltivato questa passione studiando e poi finalmente crescendo e riuscendo a realizzare quello che era il grande sogno, il sogno di calcare un palco importante. Sono arrivata sul palco dell'Orchestra Baguti 8 anni fa. E con loro ho trascorso veramente 7 anni meravigliosi perché, lo dico sempre, sono stati di insegnamento, anni preziosi per la mia vita personale e per il mio cammino artistico. E poi nel 2020, nonostante l'anno, non fosse dei migliori, sono comunque riuscita a realizzare un altro grande sogno, quello di avere un'orchestra tutta mia, e quindi questo è stato comunque la realizzazione di un traguardo importante, un sogno che avevo già da bambina e quindi una grande gioia, una grande emozione. Guarda Federica, è un traguardo che meriti pienamente, e ovviamente insomma il pubblico se ne è accorto nel tempo che tu hai ovviamente passato con la grande orchestra Baguti, perché va sottolineato una grande orchestra che ovviamente insomma ti ha dato chiaramente, penso, tante gioie e magari anche insomma un po' di sacrificio, un po' di impegno. Guarda, per me è stato un punto fondamentale della mia vita perché a loro sono molto legata, la famiglia Baguti, ma in particolar modo Gianmarco Baguti, con il quale ho lavorato a stretto contatto proprio per 7 anni. È stata una scuola importante, a loro devo tanto perché mi hanno dato la possibilità di crescere, di imparare tante cose e poi di arrivare al grande pubblico, di far conoscere, la mia voce al pubblico attraverso delle canzoni che sono state canzoni fortunate, canzoni che si sono rivelate poi nel tempo anche dei grandi successi. Quindi a loro devo tantissimo e quindi li voglio sempre ringraziare e ricordare, anche perché io credo che grazie sia una parola semplice, però racchiuda un grande significato e non bisogna mai dimenticarsi di dire grazie alle persone che ci hanno dato una mano. Quindi grazie a loro e grazie al pubblico che ancora in questo 2020 mi è stato vicino in questo debutto, in questa partenza importante e che continua anche in questo momento dove purtroppo non ci si può magari vedere fisicamente, vedere di persona, continua a essere presente, a sostenermi, a sostenere me, i miei ragazzi, la mia nuova orchestra, i miei musicisti, davvero in maniera forte. Quindi grazie a tutto il pubblico sempre presente.
Ti meriti tutto questo sostegno e ti meriteresti anche un grande successo, ben più di quello che purtroppo la pandemia ci ha, come dire, ristretto. Ma vado a leggerti qualche messaggino così e intanto cominciamo a salutare gli amici e ovviamente poi andremo ad ascoltarci uno di questi successi di cui parlavi prima con l'Orchestra Bagutti. Teresa Teres ti saluta, Miris Gregori, poi si salutano anche un po' tra di loro, Mariangela Mari ti saluta e ci dà la buona giornata. Poi abbiamo Graziella Coracina che ci sta guardando, naturalmente la salutiamo, le mandiamo un bacio. Renzo Bruniera, eccolo qui, il tuo fans, penso uno dei tuoi fans sicuramente. Ciao Federica, creatura unica e divina, un bacione immenso da Renzo e Carla. Grazie a tutti gli amici che stanno scrivendo, che si stanno sintonizzando, e un abbraccio forte a tutti questi amici che stanno già mandando delle belle dimostrazioni di affetto, dei bei messaggi. Grazie a tutti. Assolutamente, ne stanno arrivando tante, perciò per non perderle per la strada vorrei continuare un attimino, perché ne vedo già un po' di qua, un po' di là. Sai che noi abbiamo sia WhatsApp che streaming Facebook, che ovviamente anche gli SMS, per cui effettivamente dovrò dare un po' di spazio anche a loro. Elvira ci scrive: ciao Manuela, buongiorno e buona vita, come dice sempre la Roberta Cappelletti, se è possibile una canzone di Roberta Cappelletti, poi lo chiediamo alla regia. Grazie da Elvira e Roberto di Vigo d'Arzere, arrivederci a presto cara Elvira, un bacione a te, grazie per l'affetto profuso a Musica Allegria. Matteo Zanella ci sta guardando, quindi lo salutiamo in diretta, ma Miris Gregori ancora. Graziella Di Benedetto: ciao Federica, ti vedo molto volentieri, sei bravissima. Grazie, un bacione. Mariangela Meri ci scrive: ciao Federica Coco, una bravissima persona, un grosso abbraccio forte dal Piemonte. Un bacione, grazie. Adelina Bergamasco: ciao, no scusa, Borghesano, ciao meravigliosa Federica, un abbraccio. Ciao Adelina, grazie mille. Teresa Terecuk: un gros bisou Federica Cocco, questa ci scrive dalla Francia, dalla Costa Azzurra. Bisou. Daniele Spolon naturalmente ci scrive: buongiorno, un caro saluto a te Emanuela, a Federica e a tutti gli amici di Musica Allegria, con un abbraccio. E noi naturalmente rinnoviamo anche l'abbraccio a Daniele, il nostro bellissimo ascoltatore, perché è veramente un bel ragazzo, e oltre che insomma giovane, come dire. Bruno Rossi ci scrive: ciao Federica, mi manchi tantissimo, ti mando un grande abbraccio, sei speciale, speriamo di vederci presto. Un abbraccio Bruno. Arturo Ferraro ci saluta Federica, che ho conosciuto a San Benedetto di Mantova l'anno scorso, bellissima persona e non manca, un abbraccio a tutti. È un abbraccio forte, contraccambio. Ad Arturo. Poi Fausto Unico ci scrive: saluti e baci a tutti da Fausto Unico Riccò, il fotografo e fans club di Milano. Un abbraccio e un bacione, ciao Fausto. Abbiamo ancora Daniele Poluzzi che ci sta guardando, poi Elena Martinez, insomma ne stanno arrivando davvero tantissimi. Noi, come abbiamo annunciato però poco fa, andiamo adesso a vederci un tuo bel video e diamo spazio ancora ai nostri amici di scriverci, e poi naturalmente torneremo qui per farci ancora una bella chiacchierata. Cara Federica, rimani qui con noi, un bacio a te, ce lo presenti proprio tu. Guardo te e un cuore innamorato, ma lo neghi sempre, te lo leggo in fronte, ma perché non me lo hai detto subito? Sei troppo timido, tu sei il solito, e allora lasciati un po' andare, dai su, fidati di me. Il gioco dell'amore sai qual è? Io do un bacio a te ed un altro se tu mi chiami amore, a me importa che tu mi dica sì con le tue parole. Io ti amo e poi voglio solo te, dolce amore mio,
vita ci migliora. E allora lasciati un po' andare, dai su, fidati di me. Il gioco dell'amore sai qual è. Io do un bacio a te ed un altro se tu mi chiami amore. A me importa che tu mi dica sì con le tue parole. Io ti amo e poi voglio solo te, dolce amore mio. Sai che troverai tutto il tempo per dedicarmi a te. Io do un bacio a te ed un altro se tu mi chiami amore. A me importa che tu mi dica sì con le tue parole. Io ti amo e poi voglio solo te, dolce amore mio. Sai che troverai tutto il tempo per dedicarmi a te. Io ti amo e poi voglio solo te, dolce amore mio. Sai che troverai tutto il tempo per dedicarmi a te. Io ti amo e poi voglio solo te, dolce amore mio. Sai che troverai tutto il tempo per dedicarmi a te. Meravigliosa, una voce calda, una voce armoniosa, una voce che non ha bisogno di presentazioni. Complimenti, Federica. Grazie, grazie mille, grazie per questi complimenti. Figurati, anzi grazie per essere qui con noi. Beh, guarda, io continuo con i messaggi perché ne stanno arrivando, sembrerà, come dire, patetica sta faccenda, ma ne stanno arrivando tantissimi. Sta faccenda della ripetizione, non dei messaggi, anzi. Buongiorno, saluto te, la Mary, tutto lo staff, gli amici da Anna di Lavezzola, e allora un saluto anche dalla nostra amica Anna. Poi ciao Emanuela, salutando tutto lo staff, ma un mega saluto va alla grande, fantastica e bellissima voce di Federica Cocco da parte di Carlo del gruppo Messenger, a nome di tutti i membri. Grazie, un bacione a Carlo e un bacione a tutti gli amici membri di questo gruppo. Grazie, grazie. E poi abbiamo Teresa che scrive: "Bonjour, musica allegria, buona giornata, saluti a Federica Cocco, Teresa dalla Costa Azzurra", e ci aveva scritto anche poco fa. Poi abbiamo Daniele Poluzzi che ci scrive: "Buongiornissimo a tutti voi, ciao Emanuela, come ben sai con te sempre camminerò", troppo buono. E oggi in particolare ancora di più perché a farci compagnia c'è la super bravissima Federica Cocco, che ringrazio ancora perché in un'occasione mi ha chiamato il poeta della musica, avendole fatto un piccolo pensiero con i titoli dei suoi brani. Un abbraccione di cuore, sperando a presto, Daniele Poluzzi e Ignazia. Un abbraccio a questi cari amici, un bacione. Sono veramente affezionatissimi. E poi abbiamo una foto se la regia mi aiuta. Ciao Federica, ti invio un ricordo, eccola qua, ti invio un ricordo 2018 a Budoni, Sardegna, il nostro augurio di un futuro luminoso, un caro saluto a te, Emanuela, Mary e tutta musica allegria, da Giuliano e Palma. Ah, che bel pensiero, bello, davvero una bella vacanza, sì, eravamo in Sardegna, ovviamente le vacanze con l'Orchestra Italiana Bagutti, è una vacanza molto bella, ma sono sempre tanti bei ricordi perché le vacanze sono sempre un momento dove si riesce a stare a stretto contatto con i nostri amici, con il nostro pubblico, e quindi durante il giorno c'è anche la possibilità di instaurare un po' più di amicizia perché ci si conosce meglio, quindi le vacanze sono sempre un ottimo modo per entrare a stretto contatto con tutti i nostri fans e amici. Un abbraccio e grazie per questa bella foto, ricordo. Così deve essere e così sarà poi per le prossime vacanze. Dai, noi vogliamo sperare siano prestissimo, vero? Ma ce lo auguriamo, anche perché io credo che oramai dopo un anno di sacrifici dobbiamo iniziare a pensare anche a una ripartenza, ma si parla sempre di ripartenza, in questo periodo questa parola continua a risuonare, quindi abbiamo bisogno che diventi effettivamente una parola pratica, abbiamo bisogno di ripartire a lavorare, e anche perché no, nel momento in cui ci sarà la possibilità di iniziare nuovamente a viaggiare, anche a fare
le cosiddette vacanze. Quindi abbiamo voglia di vivere, ragazzi, non ce la facciamo più. E così sarà. Un abbraccio da Alda da Parma, sei unica, un sorriso bellissimo e sei bravissima. Ciao. Alda, grazie. E poi guarda, abbiamo una persona che ci richiede un brano che è proprio quello che andremo adesso a lanciare insieme. Ciao Federica, con un abbraccio ti saluto, ti auguro tanta serenità e se vorrai cantare l'universo, vorrei dedicarlo a colui che da lassù ci ascolta. Lui è il mio universo per sempre, Giancarla. Ah, che bel pensiero. Questa canzone è tanto amata, la dedichiamo naturalmente a tutto il pubblico che ama questa canzone e alle persone che magari ci hanno lasciato e ci guardano da lassù. Una canzone fortunata, una canzone che negli anni ha riscosso davvero tanto successo, un tormentone. Io ho avuto il piacere e l'onore di poterla cantare nella versione femminile sul palco dell'Orchestra Bagutti, che mi ha dato così il via, mi ha tenuta un po' a battesimo con questa canzone che ho iniziato a cantare dalle prime battute sul loro palco e che poi mi ha accompagnata per tutti questi anni e che ancora oggi è una canzone tanto richiesta, ancora oggi sempre, sempre tanto amata. Sicuramente un brano che ovviamente ha messo in risalto anche le tue doti vocali, quindi andiamo ad ascoltarcelo con il cuore, questo universo per tutti noi da parte di Federica Cocco. C'è tutta la luce che c'è, ma sei tu l'universo per me. Diamanti e di sguardi veloci, c'è tutto l'amore che c'è, ma sei tu l'universo per me, ma sei un pensiero. Aspetta là fuori, c'è tutto il profumo che c'è, ma sei tu l'universo per me, ma sei un pensiero. Se tu non fossi qua, se tu non fossi qua.
Rimaniamo con voi, musica e allegria, naturalmente in compagnia di Federica Coco, una grande popolarità, lo abbiamo visto dai vari messaggi che ti stanno arrivando, soprattutto una meravigliosa voce. Cara Federica, vorrei farti una domanda a questo punto: se avessi potuto scrivere un brano di quelli naturalmente già pubblicati, già editi, magari anche di grandi autori, cantautori italiani o non, quale avresti voluto, cioè quale ti identifica di più? Questa è una bella domanda, una domanda che non mi ha mai posto nessuno. Guarda, io ti rispondo così di getto. In questo momento, se dovessi darti una risposta, ti direi Volare, nel blu dipinto di blu. Anche perché forse arrivando da un periodo dove siamo stati costretti a rimanere chiusi in casa, abbiamo bisogno di aria, di uscire, di vivere. Quindi Volare credo che sia la più rappresentativa. Assolutamente. Il momento che stiamo vivendo. Assolutamente. Io dico sempre, in quelle poche serate che si riescono a fare in questo tempo, c'è un brano di Lucio Dalla, La casa in riva al mare, che poi appunto parla di un carcerato, ma insomma, colpevole o innocente non sta a noi giudicare, ma sicuramente sognava la libertà. Ed è uno di quei brani che in qualche modo, insomma, ecco, mi rispecchia anche me in questo momento. Quindi per questo te l'ho chiesto, e tu vedi che alla fine hai in qualche modo trovato la chiave di visione invece del modulo. Tra l'altro hai citato La casa in riva al mare, un brano meraviglioso che ho voluto anch'io inserire in repertorio, un brano che è stato portato a successo da Lucio Dalla e poi è stato ripreso da una grande interprete che è Fiorella Mannoia. E quindi io anch'io adoro questa canzone e infatti mi capita spesso di riproporla anche nelle mie serate, una canzone meravigliosa. Credo effettivamente che sia adatta proprio per il momento che stiamo vivendo. Abbiamo bisogno di guardare lontano, di guardare oltre l'orizzonte per vedere al di là se c'è qualche cosa di più bello di quello che magari abbiamo appena vissuto in questo anno difficile. Al di là, magari al di sopra delle nuvole. Senti, a proposito di azzurro e di nuvole, prima mi parlavi di Occhi Azzurri? Occhi Azzurri, questa canzone nuova, la canzone che dà il titolo al mio nuovo album, il nuovo lavoro discografico prodotto dalla mia etichetta, la B-Record, il mio produttore Andrea Bagutti, che ci tengo sempre a ringraziare perché insieme a lui abbiamo realizzato appunto l'uscita di questo nuovo album che è stato presentato in occasione della partenza della mia orchestra, quindi in occasione del debutto e in queste prime serate che siamo riusciti finalmente a fare con tutti i miei ragazzi. Una canzone nuova, una canzone, io dico sempre, con questo stile baguttiano, melodico, tradizionale, scritta da Alex Villani e da Beppe Carnevale, una canzone che è piaciuta, devo dire, già dalle prime battute anche al nostro pubblico, quindi questo mi fa onore e voglio ringraziare tutti i collaboratori che mi hanno dato una mano, mi hanno sostenuta per partire con questo progetto. E naturalmente io lo dico sempre, non mi stuferò mai di dirlo, ringrazio il grande pubblico che sempre ci sostiene e anche che è giudice, quindi il pubblico giudica le nostre canzoni e appunto da questo giudizio che dà il benestare di una canzone, quindi se una canzone nasce ed è una canzone fortunata lo si vede già dalle prime battute, perché con il giudizio del pubblico, che il pubblico è sempre molto attento, quindi l'orecchio del pubblico è fondamentale per il successo di un brano. Assolutamente, ma è anche vero che dove c'è la tua voce, come dire, è comunque sempre una garanzia e insomma di successo. Vogliamo però salutare anche i musicisti, perché spesso parliamo dei cantanti e naturalmente noi ci interfacciamo con i capi orchestra che spesso sono poi i cantanti, ma la tua orchestra naturalmente è formata anche dai musicisti, se vuoi salutarli. Assolutamente sì, anche perché vado orgogliosa dei miei ragazzi, noi siamo in 7, i miei ragazzi non vedono l'ora di ripartire, di ritornare a suonare, di fare queste serate, di riprendere lì dove abbiamo lasciato, perché purtroppo ci siamo dovuti fermare tutti quanti forzatamente. Voglio mandare un abbraccio grande a tutti loro: Roberto Campora al basso, Davide Traforti alla chitarra, Filippo Muraro alla batteria, Alex Bascelli alle tastiere, alla fisarmonica, Davide Crespi alla sezione fiati e il mio cantante Marco Carturan. Io in orchestra ho 3 veneti. Ah, pensa un po'. E allora guarda, a proposito di veneti, del Veneto. A proposito di veneti, a proposito di qualcuno che ha tanta voglia.
Perdonami. A proposito di Veneti, a proposito di qualcuno che ha tanta voglia davvero di rivederti e di ripartire, io vorrei leggerti ancora qualche messaggino perché stanno arrivando tantissimi. Un grande abbraccio da tutto il Fans Club Veneto con la speranza di ripartire presto insieme. Renzo, Carla e Marco, i nostri complimenti per la trasmissione a Mary e tutta Musica Allegria. Grazie da Renzo e Carla, un bacione a Mary. Allora, devi... un abbraccio grande. Perdonami, sì, mi unisco anch'io al bacio, scusami, ma tra una letta e l'altra ho sovrastato la tua voce. Complimenti per la trasmissione, un forte abbraccio a Federica, da mamma, papà e tutta la famiglia dal Piemonte. Mi stanno seguendo. Un abbraccio grande alla mia famiglia. Io sono in questo momento a Piacenza, perché oramai sono una piacentina di adozione, ma le mie origini sono piemontesi, quindi mando un abbraccio alla mamma, al papà, alla nonna, alle nonne, allo zio, agli zii, tutti. Salutiamo tutto il Piemonte. E saluto tutti i miei conterranei, sì, il mio Piemonte sempre nel cuore. Ascolta, abbiamo invece uno che purtroppo non si firma, ma magari tu lo conosci, ci manda un bacione da Viterbo. Da Viterbo, un abbraccio agli amici di Viterbo, ci sono tanti amici a Viterbo, quindi devi dire il tuo nome, se no non possiamo salutarti. Vabbè, poi ci arriveremo piano piano. Allora, stanno arrivando ancora tanti messaggi anche su Facebook, ma prima vorrei dare spazio all'amico Renzo, del quale ho letto prima il messaggino, e ovviamente spendiamo anche due paroline per un meraviglioso tuo fans club Veneto, proprio capitanato da Renzo e Carlo. Che ti ha preparato una sorpresa meravigliosa. Io non so se tu vuoi in qualche modo ringraziarli prima, o altrimenti, se vuoi, andiamo subito con la sorpresa. Guarda, io vorrei vedere la sorpresa, perché sono una persona molto curiosa, quindi non ce la faccio, sono sulle spine, ho bisogno di vedere la sorpresa subito. Bene, allora la vediamo subito, anch'io come te, e ringraziando ovviamente Renzo e Carla. Questa è Alle 7, Federica Cocco. Alle 7 ritorno da te, con tutto il mio cuore, l'amore che c'è, se spunta la luna, ci porta fortuna. Stasera alle 7 da te porterò quel bacio d'amore che in serbo terrò, a farti felice, ci proverò. Mi troverai così, con quello sguardo da bambina, che ogni giorno t'ama. Alle 7 ritorno da te, tu apri le braccia di cuore, perché se spunta la luna ci porta fortuna. Stasera alle 7 da te io verrò, con tutto l'amore più grande che ho, a farti felice ci proverò. Ti troverò così, con quello sguardo da bambino, che ogni giorno voglio a me vicino. Oh,
Fans Club Veneto, Federica Cocco, cos'hai da dire? Devo dire che qui Renzo si è lanciato, ha fatto un bel purpurì di immagini, un bel mix di immagini prese nel tempo, prima con l'orchestra Bagutti, poi con i miei ragazzi, poi ho visto anche dei fan, degli amici che ci seguono nelle nostre serate e poi sentivo in sottofondo la sua voce, quindi lo sentivo cantare perché è un canterino Renzo, canta sempre. Lo abbiamo sentito cantare, ma soprattutto abbiamo sentito la tua voce dal vivo, come si suol dire live. Sì, credo che lui abbia estrapolato questo video utilizzando magari delle immagini che ci ha scattato durante le serate. Poi lui durante le serate viene sempre a fare le riprese, quindi sicuramente ha tanto materiale. Grazie per la sorpresa, un abbraccio a Renzo, a Carla, a Marco del Fans Club Veneto, ma un abbraccio grande a tutti gli amici che ci seguono, anche perché a me non piace fare distinzioni. Io do il benvenuto a tutti coloro che vengono ad ascoltarci sotto il palco, quindi un abbraccio grande a tutti gli amici e a tutti i fans club che in questo periodo sono nati. Un abbraccio grandissimo a tutti in maniera uguale per tutti. E noi però i complimenti li facciamo a te per ovviamente per averti sentito dal vivo, aver sentito anche un'orchestra sotto che suonava, quindi insomma davvero complimenti. grazie. Elena Martinez ci scrive: ciao Fede tesoro, amica mia, ti voglio bene. Poi Teresa Tere ci manda un cuoricione, Roberto Lodo che ci sta guardando, poi Adelina Borgesano: meravigliosa Federica, meravigliosa canzone. Maria Raspa ci scrive: ciao Federica, è sempre bello rivederti e sentire la tua bellissima voce, spero di vederti presto. Bacione. Gilberto Fantone, davvero, anch'io. Ci manda uno sticker con ovviamente i pollici in su. Teresa Tere, ciao da Teresa Elena Martinez. Ciao Federica Cocco, ce lo dice Mariolino Colombo. Gilberto Fanton scrive: buongiorno Emanuela e Federica Cocco, grazie di cuore. Autotrasporti Tuscia scrive: un saluto Fede, buona giornata a tutti voi, scrive Lucia Marraffa. Martina Berni scrive: ciao Fede, con un cuoricino. Giuseppina Borella scrive: ciao musica allegria, tantissimi complimenti alla bravissima Federica che abbiamo avuto il piacere di conoscere a Copparo con la Mary, da Gianni e Giuseppina. Un abbraccio ragazzi. Un abbraccio. Perdonami Federica, sto andando velocissima perché ce ne sono proprio tanti. Cristian Peresin ci saluta, Mariangela Mari bonjour, Paola Negri thanks, ci manda poi insomma uno sticker. Pelosi Elvira, tantissimi saluti da Elvira, speriamo di rivederci presto. Liliana Amaro scrive: complimenti Federica, ciao Federica, ti mando un abbraccio da mio papà Beppi che è un tuo ammiratore. Un bacione anche a Beppi. E poi Renzo Roccheggiani ci scrive: ciao Federica, buon pomeriggio, sempre bellissima. Grazie, grazie mille. Tommaso Lombardo: complimenti Federica, sei stupenda, bravissima. Grazie di cuore, siete tantissimi. Mamma Ma davvero, mia. Paola Bellù sta guardando il video, Ilario Peruzzo sta guardando, ci saluta, ci dice: ciao, che canale TV? Il canale è, per gli amici dell'Emilia Romagna, il numero 92 o 210, in altro caso naturalmente lo streaming Facebook. Martina Berni, un abbraccio grande Fede. E poi Alessio Bonifazio ci scrive: ciao, naturalmente lui dalla sua bellissima Perugia. Daniela Cattaneo. Ciao Federica, un grosso abbraccio da Sandro e zia. Un abbraccio grande a voi, un bacio a Sandro. Teresa Lucia Giannotti scrive: ciao carissima Federica, un abbraccio. Grazie. Poi Ottavia Pisano scrive: grande e bravissima Federica. Ciao Ottavio dalla Sardegna, ciao ragazzi. Veronica Charlie ci scrive: ciao Federica, un bacione grande. Giada Costantini: ciao Federica, mi manchi tantissimo. Teresa Tere: ci manchi, ciao. Federica. E così. Grazie a tutti, grazie agli amici che hanno scritto. Come vedi la regia sotto ha già fatto partire il brano, perché i tempi stringono, arriva la mia Camminerò, la mia versione così umilmente di Camminerò, e poi arriverà la pubblicità, poi naturalmente ritorneremo qui, quindi Federica rimani qui con noi e anche voi naturalmente da casa. Il mio pensiero e capirò, sì capirò, negli occhi avrò una speranza e la terrò dentro di me,
l'accenderò se sarò triste e il suo cammino seguirò. Avanzerò dentro i miei anni e le tempeste della vita vincerò. Dai pugni presi mi solleverò e la mia vita io vivrò. Vita mia, sono qua. Ho soltanto le mie mani per difendermi e le lacrime che poi asciugherò. Vita mia, tu sarai bella o terribile, non so decidere, ma c'è un altro sole ed io continuerò. Camminerò lungo il sentiero e le risposte io cercherò. Contemplerò il tuo mistero e amerò, sì amerò. Poi quando avrò le braccia stanche, con i ricordi miei più veri dormirò. E sarò in pace, sarò più lieve, sarò soltanto questa canzone. Super giù, avremo bisogno di una puntata di 4-5 ore almeno per dare spazio davvero a tutti gli amici che ti stanno scrivendo. Cara Federica, sei popolare, sei apprezzatissima, posso dirlo? Ah, che gentile, grazie dei complimenti che mi fai. In questa puntata sono arrivati tanti complimenti e grazie a tutti gli amici che stanno continuando a chiamare e a scrivere, grazie a tutti. Senti, io vorrei chiederti ancora tantissime cose, ma so che il tempo stringe, quindi prima vado a leggere i messaggini, poi vediamo se c'è tempo ancora per qualche domandina. La più bella voce della Romagna, tantissimi saluti, a presto dalla pizzeria Vilma. Bella, grazie. E poi ci scrivono, vi sto seguendo in streaming dalla Toscana, un saluto alla bravissima Federica Cocco, da Marisa Lavagna e il marito Angelo. Ciao ragazzi, speriamo di vederci presto. E poi abbiamo ancora tante telefonate, sono arrivate, quindi sono arrivate adesso poi i messaggini. Tanti auguri di buon compleanno all'orchestra di Rossella Ferrari Casanova da tutti i suoi fans e Musica Allegria, quindi ci uniamo. Auguri Casanova, un augurio a tutti loro e un bacio a Rossella. Eh sì, ci uniamo con un caro abbraccio. Un caro saluto a Federica ed Emanuela da Ornella, Elvia, Andrea e Adriana di Copparo, carissimi. Ciao ragazzi, bacione. Bacione. Vania di Forlì saluta Federica, sei una ragazza bellissima e semplice, ti auguro tutto il bene che meriti, un saluto a tutta Musica Allegria. Grazie, che belle parole, grazie mille. Sono sempre meravigliosi i nostri amici. Giovanna di Rimini saluta Federica, Emanuela e tutta Musica Allegria. Cara Giovanna. Ciao, bacione. Carlo di Modena saluta Federica, questa meravigliosa creatura, un saluto a tutta Musica Allegria. Ciao Carlo. Oggi puntata spumeggiante con Federica ed Emanuela, un saluto a tutta Musica Allegria da Lorenzo e Vittoria di Molinella, Bologna. Un abbraccio a questi cari amici, un bacione. Provincia di Bologna.
Aldo e Rosanna di Ravenna salutano Federica, Emanuela, Mary e tutti gli amici. Un abbraccio, ciao ragazzi! Ci uniamo ai saluti. Giada dell'Abruzzo saluta caramente Federica. Ah, che dolce, sempre dolcissima. Ciao Giada, un bacione. Simpaticissima Federica, sei grande. Un saluto a tutta Musica Allegria per averti invitata. Speriamo di rivederti ancora in questa bellissima trasmissione. Giovanna e marito Lorenzo di Bagnacavallo, provincia di Ravenna. Grazie a questi amici che hanno scritto, io spero di ritornare di persona come ho fatto l'anno scorso, anche perché l'accoglienza è stata meravigliosa, quindi naturalmente sì, se ci sarà la possibilità ritornerò con grande piacere. Ciao, visto, no, ok, questo l'abbiamo già letto. Ciao Federica, un abbraccio fortissimo da Anna Rita e Giovanni dalla Toscana. A presto. Ciao ragazzi, che bello sentirvi, un bacione grandissimo. Ciao Giovanni, ciao Anna Rita. E poi ci sarebbe bisogno, l'ho detto, di 4-5 ore, ma oggi, 10 marzo, in diretta naturalmente, abbiamo avuto come ospite Federica Coco, noi naturalmente la ringraziamo per essere stata con noi. Abbiamo però da presentare un bel video e so che ci tenevi in qualche modo a fare dei ringraziamenti per questo video che naturalmente è forse uno dei primi per quello che riguarda la tua orchestra. Sì, è proprio la canzone che ha dato il via al nuovo lavoro discografico. È uscito questo singolo a Maria Figlia del Sud con questo videoclip che è stato girato ad Alberobello, è stato girato in Puglia, in questo posto meraviglioso, in mezzo ai trulli. Io voglio ringraziare naturalmente la produzione, quindi Andrea Bagutti e tutta la sua produzione, la B-Record. Ma poi, unitamente a questo ringraziamento, vorrei estenderlo anche al management di Pietro Pacini, Carlo Pescatore, management Bagutti e naturalmente tutti i collaboratori che hanno dato fiducia al nostro progetto, che hanno creduto e che stanno sostenendo questo progetto musicale, colorando il nostro calendario per quello che potrà essere l'estate 2021, anche perché noi ci auguriamo davvero che con l'avvento dei vaccini ci possa essere una ripartenza effettiva e confidiamo appunto di poter ritornare in pista, ritornare a fare musica, anche se magari saranno serate ancora d'ascolto, perché per quanto riguarda il ballo purtroppo nessuno in questo momento ha la certezza di poter dire che ritorneremo a ballare, però noi siamo fiduciosi, sappiamo che comunque le cose poco per volta ripartiranno e quindi diamo l'appuntamento a tutti gli amici presto per poterci ritrovare, per poterci riabbracciare, ritornare insieme ad ascoltare musica e noi personalmente a fare musica, anche perché è il nostro lavoro ed è tutta la nostra vita. Noi nel nostro lavoro ci mettiamo cuore, passione, impegno e quindi non vediamo l'ora di ritornare a farlo. Grazie Guarda, agli mi amici unisco. che hanno chiamato oggi, grazie a voi per questo invito. Mi ha fatto molto piacere, quindi grazie Emanuela, grazie Mary e tutto lo staff. Naturalmente a presto anche con voi, speriamo di vederci prima possibile e un abbraccio grandissimo a tutto il pubblico, a tutti gli amici affezionati che anche oggi mi hanno dimostrato davvero tanto, tanto affetto. Grazie a Sei stata tutti. come sempre meravigliosa, io mi unisco ovviamente a tutti i tuoi ringraziamenti e ai tuoi saluti. Un piccolo pensiero in chiusura, dato che andiamo a presentare proprio Maria Figlia del Sud, una festa della donna appena passata, una donna come te che ha, come dire, sulle spalle un'orchestra e quindi una serie di musicisti ovviamente da pagare, insomma, con cui lavorare. Una grande donna, vogliamo dirlo? Ma io, guarda, non mi voglio definire grande donna perché nella mia vita ho ancora tanto da imparare e lo si impara strada facendo giorno per giorno. Io cerco sempre di dare al mio prossimo educazione e rispetto. Questo lo faccio nella vita, questo lo faccio nel lavoro. Quindi anche con i miei musicisti c'è questa piccola semplice regola di lavorare in armonia, lavorare bene in un ambiente sano, in un ambiente dove ci si rispetta. E quindi quando si lavora in armonia si produce meglio, diciamo così. E allora complimenti a Federica Cocco, grazie ancora per essere stata con noi, complimenti naturalmente Grazie a a tutti voi. gli amici che sono stati con noi, che ci hanno sommerso di messaggini quest'oggi, vi ricordo l'appuntamento per domani con Patrizia Ceccarelli, naturalmente tutti i giorni qui su Musica Allegria dalle 12 alle 13.30. Da Emanuela Angels per oggi è tutto, un grande abbraccione, forte forte forte, ciao Federica! Ciao a tutti, grazie. Tra il sole e la luna,
a Maria, a lui e il fischio che se mette.